Il successo rotondo con il Rand è già alle spalle, la gara con la Viterbese alle porte, perché se in casa Teramo le cose continuano ad andare per il verso giusto, è lontano dal Bonolis che manca ancora il salto di qualità. I due successi lontano da casa contro Virtus Francavilla e Sicula Leonzo infatti sono un bottino che attesta il diavolo esattamente con squadre come Catanzaro, Catania e Viterbese appunto dietro il treno delle primissime che invece in trasferta hanno avuto un rendimento decisamente migliore. Si parte dalle 8 vittorie esterne di Regina, non a caso in testa, e Monopoli, sorpresa autentica del torneo, passando per i 7 squili di Bari e Ternana per arrivare ai 5 blitz del Potenza che tutto sommato sono un numero discreto considerando che anche l'Avellino, lontano dal Partenio Lombardi, ha ottenuto lo stesso score. Dunque è il rendimento fuori, quello che ancora tiene ancorato il Teramo al settimo posto, visto che al Bonolis il cammino è pari alle grandissime. Con 8 successi la formazione di Tedino si colloca dietro alla Regina ancora e al Catanzaro e a pari merito col Potenza, che però a differenza dei biancorossi è caduta tra le mura amiche una volta in più. Per il Teramo la sola sconfitta con la capolista, cosa capitata anche ai Lucani, che però si sono visti superare lo scorso 12 gennaio al Viviani anche dalla Ternana. Allora eccolo l'obiettivo per migliorare il posizionamento in classifica, alzare la media quando non si gioca al Bonolis. I 9 punti messi insieme finora in 11 incontri sono ancora troppo pochi, a volte anche accontentarsi di un pareggio quando vincere proprio non si può è la ricetta che Tedino cercherà di far passare. E comunque ci vorrà maggiore attenzione quando la gara è in equilibrio. Nelle occasioni precedenti il Teramo è quasi sempre andato sotto in trasferta, è capitato col Catanzaro, l'Avellino, il Monopoli, il Potenza in extremis, il Picerno, il Bari e la Cavese, e questo reso le gare sempre complicate, sempre alla ricerca di una rimonta che è stata completata solamente a Bari. In quell'occasione, l'unica, il diavolo è andato sotto e ha comunque strappato punti. In tutte le altre circostanze non è riuscito ad invertire la tendenza. Ecco perché la gara con la Viterbese, battuta già a Rocchi quest'anno in Coppa Italia, dovrà almeno dare 2 risposte. Il Teramo dovrà essere bravo a non andare sotto nel punteggio, tenere la gara in equilibrio per poi sferrare il colpo di grazia, come è stato con Cancellotti lo scorso novembre. Questo è l'unico ingrediente che ancora manca per potersi sedere al tavolo con le più grandi e poter guardare con fiducia gli spareggi della post-season, che potrebbero vedere più volte i biancorossi non poter contare sul fattore campo nel momento decisivo.